Benvenuto alla quinta lezione del corso gratuito di comunicazione non verbale. Sono veramente felice che tu sia qui adesso, perché se sia questa quinta lezione significa che hai visto, hai ricevuto tutte le altre lezioni e hai seguito attentamente ognuno dei passaggi. In questa lezione vediamo come conoscere le tecniche avanzate di comunicazione non verbale e vediamo come superare il test di apprendimento, perché come avrai ascoltato nel primo video, in quello di presentazione del corso, è possibile ricevere un attestato di partecipazione, ma è possibile farlo solamente se si supera un test di apprendimento. Quindi ti spiegherò come si fa a superare il test di apprendimento. Il test di apprendimento è costituito da 7 domande e riguardano tutte le lezioni del corso, quindi se è stata saltata una lezione probabilmente quella domanda non sarà chiara. In queste 7 domande bisogna rispondere tra varie alternative e si supera il test solamente se si risponde esattamente almeno a 6 delle 7 domande, ovvero è consentito al massimo un errore. Chiaramente, se hai bisogno di rivedere le video lezioni, tutte all'interno della tua mail, le ricevute ad una e quindi potrai consultare le lezioni tutte le volte che vorrai, è un corso illimitato, quindi potrai riascoltare le lezioni se ne avrai il bisogno. Le tecniche avanzate di comunicazione non verbale sono tecniche che ci consentono di comprendere la comunicazione verbale e non verbale da un punto di vista completamente avanzato. Noi abbiamo visto sì alcuni segnali di dominanza, alcuni segnali di sottomissione, gradimento, rifiuto, ma quello che potrai fare se deciderai di seguirmi a una delle mie iniziative dal vivo di 2 giorni, quindi corsi ben più prolungati di questi corsi che durano ben 16 ore di allenamento dal vivo, potrai apprendere tutti i segnali di dominanza, tutti i segnali di sottomissione, che sono molti di più di quelli che abbiamo visto, tutti i segnali di gradimento e di rifiuto, tutte le tecniche avanzate di contatto visivo. Faremo un sacco di esercitazioni pratiche con analisi video e prove in aula. Imparerai inoltre completamente il Facial Action Coding System, il sistema di misurazione dei movimenti facciali. Comprenderai quindi quanto è attendibile e valido questo strumento e quali sono i limiti, che vanno sempre considerati. Imparerai tutte le tecniche di codifica e decodifica delle microespressioni facciali, quindi vedremo le microespressioni della parte superiore e inferiore del volto, le microespressioni orizzontali, verticali, oblique, ma apprenderai soprattutto come decodificare queste espressioni, cioè capire che cosa significano tutte le microespressioni facciali. Ricordo che il metodo FAX ha ben 44 unità d'azione che possono combinarsi fino a 7000 modi diversi. Apprenderai quindi tutti i significati di tutte le emozioni. Le emozioni possono essere inoltre realmente provate, finte, utilizzate per un fine strumentale, e imparerai come riconoscere le emozioni reali da quelle simulate proprio analizzando le microespressioni facciali e analizzando anche il tempismo con cui si contraggono determinati muscoli, che è fondamentale. Quindi non imparerai solamente quali sono le combinazioni muscolari legate a determinate emozioni, ma anche il modo e la velocità con cui si contraggono i muscoli. Imparerai infine come identificare la menzogna partendo dalla comunicazione verbale e non verbale. Capirai come analizzare ciò che viene detto e la struttura lessicale delle frasi che vengono utilizzate quando una persona formula una dichiarazione realistica o basata sulla menzogna. Se vuoi fare tutto questo, vuoi apprendere le tecniche avanzate di comunicazione non verbale, ti basterà scrivermelo. Qui sotto il video trovi il banner sul corso di analisi avanzata della comunicazione non verbale e Facial Action Coding System, che potrai conoscere dal vivo nelle principali città italiane. Attualmente ce ne sono attive alcune, poi probabilmente più andrai avanti più vedrai nuove date che appariranno all'interno del banner e riceverai automaticamente gli aggiornamenti. Per qualunque domanda sul programma scrivimi pure, o sulla comunicazione non verbale in generale scrivimi pure su igor@igorvitale.org o telefonami al 329-599-7585. Sarò io stesso a risponderti nel più breve tempo possibile. Ci vediamo domani al test di apprendimento. Se vorrai seguirlo, sarò felice di darti poi il mio feedback sulle risposte e una volta che riceverò automaticamente, semplicemente compilando quel questionario, il risultato, nel giro di alcuni giorni restituirò il risultato con l'attestato di partecipazione. Grazie e ci vediamo al prossimo corso gratuito.